si intitola Norme per la promozione ed il sostegno alle imprese dell'informazione locale, del disegno di legge proposto dal deputato regionale Lino Leanza e presentato oggi nel corso dell'incontro organizzato dalla sua stampa di Catania all'ex Palazzo ESA. All'iniziativa erano presenti anche Bruno Marziano, presidente della Commissione Attività Produttive dell'ARSE, e rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL. Questo disegno di legge è un punto di partenza, ha spiegato Leanza, è stato ideato per sostenere le imprese con provvedimenti di rilancio, ma anche per tutelare i lavoratori e gli utenti. Non prevede, ha proseguito, l'erogazione di contributi a pioggia, né servirà per aiutare giornali di partito, di sindacati, di chiese e movimenti. La tipologia degli interventi prevista dalla Regione è suddivisa in 4 settori: concessione di contributi in conto interesse, promozione di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, agevolazioni con incentivi fiscali, coordinamento e promozione di interventi di comunicazione istituzionale. Sì, un'iniziativa legislativa, questa dell'onorevole Leanza, che sicuramente guardiamo con attenzione e speranza. La Sicilia arriva purtroppo in ritardo come sempre per quanto riguarda il sostegno alle attività editoriali, soprattutto quelle televisive, che sono state letteralmente stravolte dall'avvento del digitale. Il governo regionale presieduto dall'onorevole Raffaele Lombardo si è distinto per disinteresse sull'argomento, benché più volte sollecitato. Speriamo che questo disegno di legge appunto possa arrivare in aula al più presto e possa diventare un intervento concreto a sostegno delle attività editoriali, televisive, cartacee, ma anche relative al mondo dell'online, alle TV web, che sono sicuramente la nuova frontiera dell'informazione. Per ciò che riguarda le testate online, il sindacato ha in cantiere anche qualche iniziativa, anche lì c'è un po' di mancanza di regolamentazione. È la nuova frontiera dell'informazione, un settore in continua espansione, ma recentissimo bisogna dire, quindi bisogna, come dire, affrontare anche questa nuova realtà in termini professionali, in termini sindacali, in termini anche economici. Dallo spunto del disegno di legge si possono affrontare anche questi vari aspetti.